Il chiostro della Basilica di San Paolo fuori le mura diventa la cornice ideale per una mostra che unisce la fede e la magia del Natale con la bellezza dell'arte. Luci di Natale, in mostra dal 2 al 15 dicembre, ospita opere di ogni tipo, dalla scultura alla pittura, con autori internazionali provenienti da tutto il mondo. Fil rouge dell'esposizione, le tradizioni, quelle della nostra terra, per ricordarle e forse anche per non dimenticarle. È una mostra che io ho voluto tantissimo quest'anno perché le nostre tradizioni vedo che stanno scomparendo e invece chi come me ha una forte fede cattolica, il proprio spirito artistico è improntato anche sulla cristianità, sente questo evento con un grande valore morale. E quindi essere riuscita a riunire tutti questi artisti che nel loro cuore hanno questa fiamma dell'arte e anche della fede, per me è di grande soddisfazione. La mostra della luce, della speranza e del Natale. È questo che noi vediamo in ogni quadro qui esposto. La speranza che i nostri artisti danno in un momento storico che forse di speranza e di luce se ne vede poca, ma far capire che nel cuore delle persone ancora tutti noi sappiamo che c'è un futuro, forse è il messaggio più importante di questa serata. Augurare un buon Natale a tutti quanti e vedere che il futuro esiste, che siamo noi e che effettivamente lo vogliamo. La particolarità sta sempre nella qualità pittorica degli artisti e nella qualità cromatica dei quadri che si rivelano volta per volta. In questa mostra abbiamo appunto colto con un percorso visivo che va dai quadri figurativi, dalle icone sacre fino alle rappresentazioni e ritratti dei papi più importanti. Ha delle espressività più libere, quindi dall'astratto all'astratto informale, all'astratto formale, e sono opere che hanno molto carattere, quindi non sono opere che si lasciano così, lasciano comunque un'impressione molto ricca a chi li sta a osservare ad ammirare. Sono qui proprio per un atto di amore e di stima verso voi tutti artisti, verso Angela Ghiassai che con queste sue mostre intanto ci fa incontrare, ma ci fa incontrare l'arte, ed è la cosa importante in questi nostri giorni, che ancora ci sia uno spiraglio di luce che proprio viene dall'arte. Per Roma questo chiostro è uno dei più belli del 200 ed è uno proprio un gioiello, voglio dire. Perciò io sono felice che le vostre opere, che hanno un significato profondo, perché hanno il significato di qualcosa che non può essere messo da parte come tanto in questo momento si cerca di fare. Le vostre opere stasera le vedo veramente dal vivo, però guardando attentamente le foto, anche che mi sono state mandate per le quali ho scritto sul catalogo, io praticamente già avevo notato un livello altissimo, il che vuol dire che questo messaggio voi lo sentite in pieno. Sgarbi che mi ha incaricato di porgervi un saluto, complimenti, oggi sta con la coticata, quindi troppo lontano. Ma è la, diciamo, la cosa essenziale è che lui considera, e io credo che siate tutti d'accordo, che si sappia, che questa è la mostra d'arte
privata più importante a Roma.